Ciao a tutti ragazze e ragazzi e benvenuti nel primissimo episodio di questa nuovissima serie. Sì, Five Nights at Freddy's, che bello! Niente, è stato un mio amico a chiedermi di portare questa serie sul canale perché appunto a lui piace Five Nights at Freddy's, quindi ho detto ma sì, proviamo, anche se il titolo è un po' vecchiotto, ma si sa mai. Quindi fatemi sapere voi, raga, se volete che poi continui, che pian piano arriviamo fino all'ultimo che hanno fatto di Five Nights at Freddy's. Sì, perché per chi non dovesse saperlo, ce n'è più di uno, ce ne sono cinque. Che bello. Quindi follicciate, iscrivetevi al canale, passate dalla pagina di Facebook, condividete i video e noi ci vediamo fra un 10 miliardesimo di secondo, raga. Ciao! E buongiorno a tutti ragazze e ragazzi e benvenuti qua nel primissimo episodio della primissima stagione, chiamiamola così, di Five Nights at Freddy's. Sì, che bello! È stato un mio amico a consigliarmi di portarlo sul canale, cioè un mio amico che ovviamente è iscritto al canale, mi ha detto ma perché non porti i Five Nights at Freddy's che sono tanto belli, sì, certo, tanto tanto belli. Per chi li guarda, per chi li gioca un po' meno. Almeno una volta mi verrà un infarto, inutile dirlo. E vabbè, sì, ci avevo già giocato a questi titoli in precedenza, raga, e speravo di non doverlo più fare, ma a quanto pare il fato ha deciso diversamente, quindi cominciamo. Non sto lì a spiegarvi, ragazzi, la trama del gioco e tutto, perché tanto voglio dire, questo qua è il primo Five Nights at Freddy's, il primissimo che era uscito, cioè il più vecchio, quindi io presumo lo conosciate tutti. Eventualmente, se non lo conoscete, guardate, ci sono un sacco di video sul web che vi raccontano tutto. Comunque, per farla breve, noi siamo i guardiani notturni di questo bellissimo posto dove ci sono. Ecco, è già. Siamo alle solite, mi telefonano mentre sto registrando. Che due coglioni! Pronto? Dov'è il telefono? Qua non si vede, pronto? Pronto? È pronto? Qualcuno risponda. Oh. State zitto. Dicevo. Sì, il tizio che mi ha chiamato è quello che mi spiega cosa devo fare, ma tanto lo so già, quindi fotte sega. Ecco, vedete questi simpatici pupazzetti? Sì, sono tanto carini e pucciosi e loro non vedono l'ora di venire qui a giocare con me. Sì, siamo in questa pizzeria per bambini. Siamo i guardiani notturni, come vi dicevo, e dobbiamo stare all'occhio che i pupazzi satanici quando se ne vanno in giro non vengano qui a stuprarci, insomma. Abbiamo la batteria, come vedete, io più uso il palmare qua per le telecamere e la luce e le porte che si chiudono. Cioè più roba uso e più l'elettricità scende rapidamente. Adesso la prima notte sarà la più tranquilla, loro quasi non si muoveranno, cioè si muoveranno verso le 6 del mattino, le 5, le 6 quando sta per finire il turno di lavoro, insomma. Ma già a partire dalla seconda notte le cose cambieranno e qua c'è una cosa simpaticissima che mi è sempre piaciuto tanto fare. Perfetto, sono un bimbo felice adesso. Raga, spero che si veda bene perché io qua sto registrando in modalità finestra, non a schermo intero, perché ho provato in tutti i modi a impostarlo a schermo intero per registrarlo, ma non ne faccio, non ci sono riuscito, mi registrava dietro, mi registrava al desktop, quindi mi sono dovuto arrangiare così. Ciccio, è solo la prima notte e già c'hai le possessioni demoniache, te stai calmo, eh. Ah, che bello qua, è vero, qua dove c'è la Foxy. Foxy è sempre stato il mio preferito, sì, come no, certo, me lo porterei a casa. Cioè, io capisco che c'è la crisi, porco cane, uno si deve anche sapere accontentare di quello che trova di lavoro, però venire a fare un lavoro del genere, ciccio, che ti pagano pure poco, cioè, io ne avrei fatto comunque a meno. Adesso, raga, vedo un attimino qua la prima notte come va, ma ripeto, dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Vedo se in questo episodio riesco a fare le prime due notti, appunto perché la prima essendo abbastanza tranquilla, anche il video non verrebbe fuori abbastanza interessante. Poi però già a partire dalla prossima volta farò, se riesco a superarle, una notte a episodio. E ovviamente se vedo che la serie ha successo, insomma, che la sostenete, che anche se il titolo è vecchiotto, comunque vedo che lo sostenete tutto, che lasciate like, che le visualizzazioni ci sono. Piano piano andrò avanti anche con gli altri Five Nights at Freddy's fino ad arrivare all'ultimo che hanno fatto, Sister Location, che è il più inquietante di tutti, da quanto ho capito. Io ero arrivato fino al quarto, sì, al penultimo, quello dove praticamente interpretiamo il bambino nella sua stanza. Mamma mia, quello lì fa venire gli infarti, perché quello è completamente diverso da questi altri titoli qua di Five Nights at Freddy's. Perché fino al terzo, fino al Five Nights at Freddy's 3, la meccanica più o meno è sempre la stessa, tu hai le telecamere, quindi diciamo che quando vedi arrivare gli animatronici sei già un pochino più preparato a livello psicologico, sai già che ti puoi beccare un jumpscare da un momento all'altro. Nel quarto era completamente diverso, tu non avevi le telecamere ed è sparito il coniglio. Dove sei? Salve! Ha perso qualcosa? Ah, è andato dai suoi amici qua, vedo che ci sono altre teste di coniglio, barra orso, barra papera.
Va bene, l'importante però è che stia lontano da me, eh. E c'è già il coniglio di Pasqua satanico che va in giro. No, don 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 cosa? Pezzo di merda, mi hai fatto venire un colpo, quanto sei brutto. No, quello che fa zon 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 è Foxy, eh. Ecco, è lui quello che canticchia sempre, quanto sei brutto. Non mi dire che non mi dire che hanno tipo aggiornato il gioco, adesso Foxy si muove già dalla prima notte, perché io lo disinstallo subito. Ecco, bravo, stai più lontano dalla telecamera. Puoi stare in quella stanza, ma con la faccia lontana dalla telecamera, che tanto ti vedo benissimo lo stesso. Vedo benissimo lo stesso quanto sei brutto, sì, stai tranquillo. Comunque vi dicevo, raga, la meccanica di gioco del quarto di Five Nights at Freddy's è completamente diversa, perché lì non hai le telecamere, ti puoi basare solo sull'udito. Tu devi avvicinarti alla porta e sentire se c'è l'animatronics lì vicino che respira, tipo, cioè sì, i robot che respirano, bella roba, ma vabbè, dettagli. E però non sempre lo senti respirare, quindi non sai se c'è o meno. E se non chiudi la porta in tempo, ti becchi il jumpscare della vita. Cioè, il quarto l'hanno fatto proprio bastardissimo. E il quinto, da quanto ho sentito, è ancora peggio. Ho visto qualche gameplay così, ma non ho approfondito più di tanto con il quinto. Foxy, tu resta lì a canticchiare e non rompere i maroni. Anche la papera si è mossa, che due coglioni. Dov'è andato il coniglio? Dov'è il coniglio? Porco cane, ho perso il coniglio. Dov'è? Girati. Di solito arriva da qua. Oh, porco cazzo, mi sto già cacando. Mi sto già cacando. Raga, non trovo più Bonnie. Dov'è andato? Bonito. Senti, per sicurezza chiudo un attimo la porta, perché so che tu arrivi da lì, brutto stronzo. Raga, ho perso Bonnie, non lo vedo più. Scomparso. Qua non c'è. Qua nemmeno. Oh, porco cane, c'ho un cago in mano adesso. Oh mio Dio, ho perso di vista Bonnie. Oh mio Dio. Ma perché ho accettato sto lavoro di guardiano notturno nei posti satanici? Qua nella pizzeria satanica, che è una pizzeria per bambini, che bello. Mamma mia. Se mai avrò un figlio lo porto qua a festeggiare i compleanni e tutto. Senti, io c'ho ancora un po' di batteria, manca un minuto alla fine. Vaffancupola, mi barrico dentro e fottetevi tutti. Maledetti animatronici del cacchio. No, ma è sparito, Bonnie, è sparito, raga, non lo vedo più. Scomparso, dileguato, dileguos. Ciccio, sono 5 ore che sono le 5 di mattina. Fai venire le 6 così chiudiamo il primo turno di lavoro e me ne posso andare a casa. No, raga, è sparito Bonnie, non lo vedo più, non so dov'è. Oh, salve, c'è Cicca proprio qua vicino alle porte, mi sa. Oh, grazie. E questa era solo la prima notte, raga, che bello, già mi cacco sotto. Ehi, yeah, sti Gran Kaiser, yeah. E passiamo subito alla seconda notte. E mo so cacchi amari. Ah, dove ho messo la lettera di dimissioni? Dov'è? Mi licenzio da questo posto. Basta. Che due maroni. Anzi, no, guarda, questo è il capo, forse. Rispondi che gli dici: Ciccio, io mi licenzio. Ti lascio la lettera di dimissioni sulla scrivania. Vieni a prendertela se ci riesci. Che non ti stuprano mentre vieni a prenderla, appunto. Cioè, però io dico, anche questo qua, questo individuo qua che noi interpretiamo che fa il guardiano. Porca puttana, adesso che lo sai che sono assatanati, sti cosi sono vivi, ti vogliono stuprare. Ma nelle notti successive, ma portati dietro un cazzo di fucile a pompa, no? No, niente, va lì completamente disarmato, sapendo che ci sono i robot satanici posseduti da Satana. Oh, madonna, no, sei già sveglio tu, no, quanto sei brutto. Io, raga, Foxy mi ha sempre fatto paura, proprio quel ghigno inquietante, non lo so. Ci sono state delle notti in cui me lo sono addirittura sognato, vi giuro. Ho avuto gli incubi con sto cacchio di animatronic qua. Bastardo, no, no, tieni la telecamera qua perché devo tenerlo d'occhio lui. Stai lì, gli altri a che punto sono? Ecco. C'è già il coniglietto di Pasqua che si muove, che bello. Ma guardalo! Ma sta già uscendo, ma basta! Ma Foxy, abbiamo appena iniziato! E vaffanculo pure tu, Freddy, con quella faccia da perla. Dov'è Bonnie? È qua vicino, porco cazzo! Raga, ho appena iniziato. Allora, siamo solo alla seconda notte. Abbiamo appena iniziato e già il disastro. Allora, c'è già Foxy fuori dalla tana che potrebbe arrivare da un momento all'altro. C'è Bonnie qua vicino allo studio, devo tenere la porta chiusa finché non se ne va, se no mi becca. Voi due restate fermi lì ancora un pochino, non vi chiedo tanto, 2 minuti, 2 minuti fermi lì, ok? Che ci sono già Bonnie e Clyde qua che ci pensano. Io non ce la posso fare, no, 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 ma proprio no. No, no, lo so che stai arrivando te, maledetto. Guardalo, guardalo, è proprio qua vicino. Bastardo! Che poi qua dal riflesso della luce si può vedere l'ombra se lui arriva. No, ho sentito brutti passi. Porca di quella puttana, quanto sei brutto, figlio di tua madre.
Oh madonna il cuore, madonna l'infarto. No, 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 aspettate, sto tremando io. Porca puttana, ti sei tolto dai maroni. No, ancora lì, guardate la sagoma delle orecchie. Faccia da culo. Senti, perché non vai a distribuire uova di Pasqua in giro? Non lo so. Oh, bravo, se n'è andato, Ciccio. Bravo, bravo, Ciccio. Bravo, Ciccio. Sì, ma dove è andato adesso? Oh, calma. Ah, ok, in cucina, tu sei fermo lì, boh, ok. Bravi, voi state fermi lì, anche tu, qua, ok. Minchia, mi sto bruciando troppa batteria, però mi devo calmare. Minchia, 30% di batteria, siamo solo alle 3. Ah, mi sa che non ne avaccio. Mi sa che non ne avaccio proprio. Guardalo, rompipalle. Oh, la pianti di tormentarmi gentilmente, non ti sopporto più. Ciao, come va? Porco cazzo, nel momento in cui ho aperto proprio, pezzo di merda. Cacchio, sto finendo la batteria, raga, aiuto! Ciccio, mi stai facendo andare via tutta la batteria, ti vuoi togliere con quella faccia da pirla? Niente, si è imbalsamato lì, porco cane, mi sa che non ce la faccio, raga, poca batteria. Sto stronzo me la sta facendo sprecare tutta perché si è imbalsamato lì davanti. Senti, Cica, che prepara le uova. Foxy di merda, Foxy di merda, insieme a Bonnie, cioè, mentre c'era Bonnie, veramente. È arrivato mentre c'era Bonnie. Ma stiamo scherzando? Mai successa una roba del genere? No, ma ho finito la batteria. Boh, sono morto. Se non scattano le 6 adesso, proprio che mi va di culo. Ecco. Bene, ragazzi. Come primo video direi che è andato abbastanza bene. Ma sei già qua? Ma dammi 5 minuti. Bravo, bravo. Fai la canzoncina del gelataio felice. Bravo. Così nel frattempo magari scattano le 6. Se così fosse, ho una botta di culo in mano, raga. Raga, è stato bello conoscervi. Addio. Ah, porca puttana! Figlio di tua madre. Mi sono avvicinato però. Mi sono avvicinato perché erano le 5, cacchiarola, ancora un minutino. È quel Bonnie maledetto che mi ha fatto sprecare tutta la batteria, porco cane. Che si è imbalsamato lì 3 ore davanti alla porta, se no ce la facevo. Ok, raga, allora dai, come primo episodio diciamo che possiamo chiuderlo qua. Boh, niente, mi raccomando, fatemi sapere se questa serie vi interessa, se volete che piano piano andiamo avanti fino ad arrivare all'ultimo Five Nights at Freddy, che piano piano porto tutte le serie. Fatemelo sapere lasciando tanti mi piace o magari anche commentando, me lo scrivete, mi dite sì, continua, la vai avanti fino alla fine. Ma anche se non la sostenete non è che mi offendo, in questi casi. Non credevo che l'avrei mai detto, ma... Anche se non lasciate troppi pollicioni va bene lo stesso. No, vabbè, dai, come al solito, spolliciate, iscrivetevi, passate dalla pagina di Facebook, condividete i video, fate tutto quello che dovete fare, ormai lo sapete, non c'è bisogno che ve lo dica io. Ringrazio il mio amico per avermi chiesto di portare questa serie che a lui piace tanto. A lui? Madonna, uno di questi giorni ti invito qua a casa mia e ti faccio giocare a te. Vediamo se ti piace ancora. Maledetto. Ah, ci vediamo al prossimo video, raga. Ciao!